Let's go, bitches. Torniamo con la storia di Power. Allora, ci eravamo fermati che dovevo andare con il team Inferno a fare diverse LAN. Una delle LAN che dovevamo fare, tra l'altro, era italiana ed era una LAN di CPC a Rimini. Però si giocava 5 contro 5. Noi eravamo 4, eravamo io, Luca, Colga e Donny. Quindi ci serviva un altro giocatore. Decidemmo di prendere quindi Michela. Michela o Banshee, che ora fa parte delle Mad Kitties, una ragazza a giocare con noi. Non ci preparammo niente per questa LAN e io qualche giorno prima avevo detto che forse un po' di preparazione ci voleva e non so per quale motivo non ci siamo preparati abbastanza. Siamo andati comunque a Rimini a giocare questa LAN e nei gironi battiamo tutti tranquillamente, perfino gli NXG che erano i favoriti e tra l'altro vinsero anche questo torneo, battemmo anche loro e poi andammo a quella che era la fase a bracket, che era però eliminazione diretta. All'eliminazione diretta trovammo contro gli AK veterani. All'inizio sembrava andare tutto per il verso giusto, quando a un certo punto sulla mappa Ride, che era l'ultima mappa tra l'altro, mi sembra, Luca comincia a cambiare le cose. Un tempo avevamo la strategia che io giocavo con l'SMG e quindi lui veniva al centro con il cecchino perché ci sono ruoli fissi. Cambia totalmente Luca quello che fa e mi ritrovo ogni volta ad andare da solo o a dover contrastare da solo con l'SMG, che come sapete l'SMG di CPC non ha il silenzio di tomba e altre cose, il centro mappa da solo. E perdiamo quindi il match e usciamo anche dal torneo, amareggiatissimi comunque per questa cosa. Andando avanti comunque, pensavamo comunque alla Reflex che era fra 2 settimane, continuiamo ad allenarci sempre tantissimo durante l'estate, fino comunque a raggiungere un buon livello. Secondo me, io almeno personalmente pensavo di avere una conoscenza veramente ampia e alta del gioco, eppure di skill era aumentato tantissimo giocando con l'Inferno. Comunque siamo andati alla Reflex GT ad Amsterdam e all'inizio sembravamo andare tutto bene. Giochiamo tra l'altro il nostro primo match sul main stage, giochiamo 2 cerchi e distruggi favolosi, giocando veramente benissimo. Durante l'hard point abbiamo giocato veramente bene, però siamo stati recuperati alla fine, non si sa per quale motivo. E comunque abbiamo sempre vinto 3-2 contro il team Ascensia. Sì, giochiamo contro gli Ascensia. Il secondo match, se non sbaglio, dovevamo giocarlo contro il team di Tommy, che erano poi gli Infused, Tommy, Vintage, Bissell e Josh. Sempre i match tutti tiratissimi, ma arriviamo all'ultimo cerchio e distruggi su Meltdown e perdiamo amaramente, quando invece ci eravamo giocato tutte le mappe. E andiamo avanti, quindi scendiamo in middle bracket e dobbiamo giocare contro quelli che sono i Lemon Dogs e dovrebbe essere un avversario facile per noi. Io non so per quale motivo, penso più forse perché sono stati sottovalutati, riescono a batterci 3-1, io ero scioccato come lo stesso Colga e andiamo alla fine in loser bracket. In loser bracket giochiamo 2 match e il giorno dopo dobbiamo giocare contro quelli che sono i Farigo Dragons. Il primo match contro i Farigo Dragons, la prima mappa che era su Terminal, Express, scusate, andò benissimo, abbiamo giocato veramente bene, abbiamo fatto tutte le cose bene, infatti lo abbiamo vinto facilmente. Le altre mappe c'è stato sempre questo calo incredibile che non capisco a cosa è dovuto, ma è una cosa che io dicevo sempre quando giocavamo, che sentivo come se a un certo punto c'era un calo, vuoi per delusione, vuoi per così. Alla fine una parte comunque della colpa del perché siamo andati molto male e anche di Luca, che non giocò come giocò da casa, usò armi diverse e fece cose diverse rispetto a come giocava da casa, e questo portò anche comunque a creare un brutto animo all'interno del team, perché avevamo perso questa LAN che invece dovevamo almeno arrivare top 3, almeno con le nostre potenzialità, quello che eravamo in grado di fare. E infatti questa cosa fece rosicare veramente tanto tutti, specialmente Leonardo. Devo dire però che potevamo sicuramente fare di meglio, ma non so per quale motivo c'erano questi cali impressionanti in partita. Sembrava come dei cali di concentrazione o avvenivano cose che non avvenivano online e non si spiegava il perché. Comunque, andando avanti, il prossimo torneo a cui eravamo stati invitati era la Gfinity 2, dove gli 8 migliori team di Europa si sfidavano con gli 8 migliori team d'America. In questo caso ci sono stati vari problemi, abbiamo fatto vari cambi di roster, Luca è stato fatto andare via perché ci aveva praticamente preso in giro, non poteva venire alla Gfinity e ce l'aveva detto poco tempo prima, abbiamo provato a prendere un altro giocatore, Simo, ma Donny non si trova bene. Allora, per far contento Donny, io e Colga abbiamo
deciso comunque di non voler giocare con lui. Quindi anche questa è una cosa molto brutta, perché per colpa di una persona ha dovuto cambiare un pochino gli animi all'interno del team. Per colpa delle decisioni di Donny, alla fine uno si è sempre ritrovato a fare ciò che voleva fare lui. Comunque non fa niente, abbiamo preso alla fine Frido, che è un mio ex player, come sapete, nella storia sempre di Power di Black Ops 2. Lui giocò con me nei GSN a Colonia. E infatti Frido giocò con noi, ci trovammo all'inizio bene. Abbiamo dovuto fare un po' di gambi comunque sempre nei ruoli, in cosa fare, perché ovviamente è una persona nuova, lui ha un modo di giocare tutto suo, eccetera, eccetera. Quindi ovviamente ci sono state queste cose. Però sembriamo abbastanza solidi. Andiamo alla Gfinity e dobbiamo giocare il primo match contro i Complexity. Tutti gasatissimi, primo match favoloso. Io mi ricordo ancora quello che è successo. Allora, noi avevamo un problema allo start. Ogni volta che facciamo uno start di hardpoint, due o tre di noi morivano sempre. E io non sapevo spiegarmi il perché. Allora, come inizia la partita, succede subito che praticamente su Slams muoiono subito tre di noi. Io provo ad entrare nell'hardpoint centrale, faccio una doppia, muoio anch'io, ritorniamo tutti di violenza dentro e riusciamo a sfondarlo subito, cosa veramente spettacolare contro un team come Complexity, che erano uno dei migliori team al mondo. E riesco a prendere le streak facendo una tripla e prendendo due volte l'hardpoint attraverso il trick. Quindi ero full streak, ma tutti eravamo gasatissimi, stavamo giocando benissimo. Alla fine, vuoi per sfortuna, vuoi per via di tante cose, Clayster riesce ad accoltellare Donny, che non lo uccide dentro la postazione di garage, e gli fa prendere l'elicottero. L'elicottero cambiò totalmente la partita. Noi avevamo un Hellstorm, loro riescono a sparare sul nostro Hellstorm e a distruggerlo prima che impatti contro l'elicottero, e vincono la partita di pochissimi punti, una cosa veramente scandalosa. Però eravamo comunque contentissimi. Andiamo al CED, dove stavamo vincendo 5 a 2, tipo 5 a 3, e loro ci riescono a fare un comeback 6 a 5. Il tutto che avevamo le streak, vuoi per un fatto che ormai molti di noi avevamo perso la fiducia verso i compagni dopo tutte queste LAN perse. Quindi vuoi per questo, vuoi perché avevamo paura di vincere, come si dice, perché per esempio in CED le streak che avevamo le avremmo potute usare in un modo migliore, invece non ci abbiamo pensato, abbiamo agito tutti impulsivamente, e comunque abbiamo perso questo CED dove ci hanno rimontato spaventosamente. Dopo al CTF invece ci hanno totalmente distrutto, e Donny giocò veramente molto male quel CTF. Quindi eravamo molto amareggiati, ma penso molto derivi anche dalla delusione di aver perso le prime due mappe. Andiamo a giocare contro gli Epsilon e in hardpoint, cioè postazione sul raid, io faccio uno start veramente male, non faccio come avevo detto che dovevo fare da casa, perché pensavo non servisse, invece era una cosa molto utile. Se l'avessi fatto avrei cambiato sicuramente le sorti dell'inizio, e inizio il match giocando molto male. Poi però piano piano durante tutto l'hardpoint riesco a recuperare, ma comunque perdiamo. Stessa cosa per il CED, stessa cosa per il CTF. Contro gli Epsilon abbiamo giocato malissimo, e ormai penso che gli animi si erano abbastanza abbassati, eravamo tutti demoralizzati. Infatti il match contro i Killer Fish è stato più un giochiamo così per giocare, e comunque abbiamo perso, nonostante io almeno volevo vincere un match e portarlo a casa della Gfinity. Comunque successero, diciamo, molte cose brutte durante la Gfinity, poiché Donny aveva intenzione di cacciare me e Frido, perché diceva che era colpa nostra se perdevamo, e di prendere comunque due giocatori stranieri che erano Rich e Flux dei DCM. E Leonardo comunque, da quello che so, non gli diede molto retta, anzi si incazzò pure molto con lui. Infatti quando tornammo da Londra ci fu tra l'altro una bella litigata prima in aeroporto tra Donny e Leonardo, proprio su come è andata la LAN, capito? E il fatto che lui scaricava la colpa sugli altri. E però abbiamo detto, pensiamo avanti, ora abbiamo altre LAN da fare, dobbiamo andare a Parigi a giocare, anzi dobbiamo prima qualificarci per Parigi, per la ESWC, cioè l'Esports World Cup, una delle LAN più importanti al mondo. E allora, prima di tutto abbiamo fatto le qualificazioni online e ci qualificammo per andare a Milano al Games Week. Al Games Week sono stato benissimo, ragazzi, ho incontrato molti di voi che mi seguite su YouTube, e anzi non pensavo di avere un così largo fanbase, persone che mi chiedevano di firmare autografi, di fare foto con me. È stato fighissimo perché non mi è mai capitato in vita mia una cosa del genere, quindi sono stato felicissimo. Andiamo alla LAN e veramente devastiamo tutti. Devastiamo i Logic, devastiamo gli NXG. Sembrava veramente di fare una passeggiata alle Sport World Cup. Io volevo riscattarmi, diciamo, perché
In tutto questo periodo che sono stato nostra con bandiera l'Inferno sotto non attacco. sono riuscito a guadagnare dei risultati, quindi ero veramente molto arrabbiato e volevo vincere a tutti i costi. E durante l'SWC giocai fuori di testa, veramente. E andammo comunque a Parigi per 5 giorni durante la La nostra settimana, quella bandiera di sotto Halloween. attacco. Una volta andati a Parigi, L'obiettivo è quasi raggiunto. Tenete duro. dove abbiamo dovuto giocare quelle che erano le fasi a girone. L'SWC, ragazzi, è veramente enorme, bellissima, un posto Abbiamo la fantastico, bandiera. main stage enorme, fuori di testa, cioè cose, ragazzi, che non esistono e non esisteranno, penso mai, qui in Italia. Durante le qualificazioni dobbiamo giocare prima contro un team abbastanza, cioè non fortissimo, cioè un team tipo, non mi ricordo, del orientale, ma molto scarso che battiamo, e dopo Siamo contro i nella missione Millennium. quasi Contro i fine fase. Millennium, durante l'hardpoint, sembriamo partire benissimo. Ah, era best of 3, mi sembra, il torneo. Partiamo benissimo, no, era best of 5. Partiamo benissimo in hardpoint, però io Nostro e Colga uomo giochiamo è aperto. benissimo, ma perdiamo e non riusciamo a capire perché. Sembrava come se loro Minuto riuscissero a riportato al sfondarci contatore. sempre ogni volta che Abbiamo entravano iniziato la nostra bandiera. nell'hardpoint. Io mi demoralizzai tantissimo e giocai malissimo il cerchio e distruggi, cosa per cui Leonardo lo capì subito questa cosa, però io mi inventai una scusa dicendo no, non è vero, ho solamente giocato male, ho cercato di impegnarmi, però in verità aveva capito che pure io ero arrivato come lui ad arrivare a un momento in cui quando perdevi e davi il massimo non ti Tutti gli altri demoralizzavi giocano. tantissimo. E stessa cosa perdiamo poi il CTF dopo contro di Abbiamo loro. vinto. E andiamo a Ora giocare passiamo le contro quelli squadre. che erano gli AVG, gli Aware Gaming. Contro gli Aware Gaming, l'hardpoint c'era ormai Leonardo demoralizzato di aver perso con come si chiama? Per aver perso contro i Millennium, che non si impegnò tantissimo. Arrivati al CED, però cercammo di dare il massimo e riuscimmo a vincerlo. Ma il CTF dopo lo perdemmo veramente amaramente, cioè io fui molto demoralizzato durante il CTF, veramente, ragazzi, diedi il massimo di me stesso. Chi ha visto il match in streaming sa come ho giocato e quanto ci ho creduto nel cercare di recuperare la partita, ma niente. E alla fine abbiamo dovuto lasciare Parigi molto amareggiati. Ci fu un'altra litigata lì con Donny e fu diciamo, il momento che sciolse l'inferno, perché io tornai a Roma, mentre gli altri rimasero a Parigi perché avremmo dovuto giocare un'altra LAN la settimana dopo, e lì ci fece la goccia che fece traboccare il vaso. Donny si era sempre comportato male con noi, e specialmente con gli altri quando era pure solo con loro, fino ad aver creato un ambiente veramente marcio, e quindi Leonardo non ne poteva più, aveva visto che non potevamo fare niente, non riuscivamo a vincere, e decise quindi di abbandonare l'inferno. Io decisi di non voler rimanere con Donny e quindi me ne andai, ma allo stesso tempo chiesi a Frido cosa voleva fare. Stessa cosa, lui non sarebbe voluto rimanere con Donny, ormai non voleva più avere niente a che fare, ormai aveva rotto, diciamo, tutto quello che si era creato, che tra l'altro forse poteva essere uno dei pochi team italiani a poter cercare di combinare qualcosa, ed è stato praticamente buttato tutte le sue potenzialità per colpa di una persona, comunque. Poi è anche colpa nostra che non abbiamo fatto niente per arginare questa cosa. Comunque, spero che vi sia piaciuta questa ultima storia. È finita la mia storia del Competitive con Black Ops 2. Quindi, ragazzi, vi saluto, bitches, al prossimo video.